Salve, salve a tutti, bentornati in Lucania. Questa sera da Potenza, sempre con me Carmela Bellettieri, realizzeremo una ricetta molto semplice e molto veloce, però una ricetta che per me ha un valore molto ma molto affettivo. Parto subito con metterlo in cottura perché in 20 minuti contiamo di farcela. La ricetta di questa sera prevede pochi ma semplici ingredienti. Abbiamo l'agnello, chilometro zero perché è nostrano, le uova anch'esse. Cacio e ricotta, finocchietto che è il cardine della ricetta, pecorino, olio e aglio e poi un bicchiere di vino. Vado subito ad approntare tutto. Metto l'aglio nella nostra Ludo perché questa sera noi utilizzeremo le Ludo sia alta che bassa perché essendo molto versatili mi permetteranno di poter cucinare in maniera molto semplice e tranquilla sul mio piano cottura. Ho acceso il nostro gas, vado a mettere l'agnello. Lo verso direttamente nella pentola, lo metto tutto perché noi siamo 5 a tavola, quindi comunque un bel piatto a testa lo dobbiamo fare. Lo abbiamo messo al massimo, gli diamo il tempo di rosolare qualche minuto e una volta che è rosolato andiamo ad aggiungerci il nostro vino bianco. Ci mettiamo sopra, lo andiamo a coprire con il coperchio speciale e lo effetto umido. Accendiamo anche l'altro fornello. Nella Ludo alta noi andremo a fare, notate, andremo a fare il nostro finocchietto. Perché ho preferito la Ludo alta? Perché il finocchietto, notate, è molto, ma molto voluminoso. Quindi in questo modo io ho la possibilità di cuocerlo e cucinarlo in maniera serena e veloce. L'acqua che ci sarà all'interno della pentola è solo l'acqua di risulta delle mie verdure. L'abbiamo già messo in cottura. Vi faccio vedere, essendo ancora possibile poterla girare, vedete, è bella piena, ma acqua all'interno ce n'è pochissima. Copriamo anche questo con il nostro coperchio Edo, il nostro coperchio speciale. Cosa facciamo con questa ricetta stasera? Avete notato, noi qui sul banchetto abbiamo le uova sono di mio fratello perché appartengono alla produzione propria. Vi dicevo prima, è tutto a chilometro zero. E quando parlo di chilometro zero mi riferisco a questo, le uova caserecce. Poi abbiamo il finocchietto, stamattina avete notato che ho postato la nostra anteprima con mia suocera, ed è vero, mia suocera me l'ha raccolto. E quindi essendo poi una sua ricetta, tanto è vero che voi troverete scritto la ricetta di Mamma Rosa, perché è lei che il lunedì di Pasqua di solito l'ha sempre fatto. Negli ultimi 8 anni, per un motivo molto legato agli affetti, non l'aveva più realizzato. Quest'anno, mentre era a casa mia, perché le feste le ha passate con noi, mentre era a casa mia, mi stava aiutando a raccogliere le cicoriette selvatiche, che i nostri giardini sono molto ricchi in questo periodo. E mentre le raccoglievamo, ci è venuta davanti agli occhi una fogliolina di finocchio. E mia suocera mi ha detto: Carmela, ma raccoglila, l'aggiungiamo alle cicoriette, sarà molto più saporita la verdura. A me invece è partito un ricordo e mi sono ricordata di questo piatto che io adoravo e che lei ha sempre fatto. E così gli ho chiesto se voleva farmelo. Veramente è stata molto, ma molto disponibile, come sempre d'altronde. E mi ha fatto tagliare a pezzettini l'agnello che avremmo dovuto fare arrostito e l'abbiamo messo in campo. Perché è stato facile farlo? Le uova ce le abbiamo sempre. Nella cucina lucana, come credo un po' in tutte quelle cucine povere, le cucine contadine, gli ingredienti che vedete qua sopra non mancano mai. Le uova, la verdura, il formaggio. Poi noi abbiamo un pecorino eccezionale perché il pecorino di Filiano è uno dei migliori della nostra regione. Il cacio e ricotta che mia madre ogni anno compra e mette sotto vuoto per tutti a Triviglio da una sua cara amica. Le uova. Mio fratello c'è il pollaio, quindi ci delizia sempre e comunque. E poi l'agnello. Mio marito, che non è un contadino di quelli proprio ad hoc, però da qualche tempo gli è venuta questa voglia di ricreare sotto casa dei miei suoceri, in un giardino, di tenere due pecorelle. E le pecorelle ci alietano con questa delizia. Io la vado a controllare, notate? Sta saltando molto velocemente perché la devo far solo saltare per la ricetta che mi serve. Spero si veda bene perché volevo farvi notare come, guardate, come essendo nella Ludo bassa, la cottura è più semplice ed è più veloce.
Controlliamo anche il nostro vino. L'odore lo sento già, quindi sta già andando in cottura. Però gli devo dare tempo che al vapore che scende giù me lo possa cucinare, perché quando noi cuciniamo le verdure o tutti gli altri alimenti in questo modo, con questi coperchi speciali, queste pentole speciali, noi cuciniamo tutto con i loro valori nutrizionali all'interno, non perdiamo nulla. Infatti, quando noi andremo ad aggiungere alla nostra carne, andremo ad aggiungere i finocchietti, li aggiungeremo ricchi del loro sughetto, perché è quel sughetto che ci permetterà, di amalgamandosi, di cuocere il nostro cacio-ovo. Cacio-ovo io ero convintissima, e ve lo posso garantire, che fosse una ricetta solo lucana. Mi sono dovuta ricredere. E chiedo scusa se nell'anteprima ho detto il nostro piatto lucano, perché andando a sbirciare un pochino sui vari siti ho notato che è un piatto che fanno un pochino tutte le regioni con tradizione contadina, come l'Abruzzo, come il Molise, e in più ho dovuto fare mio, che è un piatto degli Appennini meridionali. E come è arrivato in Basilicata, così come tanti altri piatti, è arrivato con la transumanza, perché essendo noi un popolo di pastori e di agricoltori c'è stata tantissima transumanza e abbiamo avuto l'opportunità di avere, ma al tempo dei tempi, non è una cosa che è accaduta oggi, così come tante altre ricette, perché la Basilicata sappiamo benissimo che ci sono gli Arbresh, ci sono stati i Greci, cioè noi siamo stati contaminati sia come cultura che come cibo che come civiltà da tante tante altre civiltà che ci hanno visitati nel bene e nel male. Vedete, esce vapore anche dal mio finocchietto. Che cosa vado a fare? Faccio cadere l'acqua di risulta del coperchio, lo vado a girare, adesso ve lo faccio anche vedere, perché il mio agnello è pronto per essere sfumato. Notate, è già bello appassito, guardate, ve lo devo far vedere, perché se non ve lo faccio vedere diventa una cosa che forse probabilmente potrebbe essere non da credersi. Questione di qualche altro minuto, perché il finocchietto è una verdura molto ma molto delicata ed è molto sottile, cuoce molto velocemente. Vado ad aggiungere al mio agnello, ci vado ad aggiungere, vi dicevo, il vino bianco, anche questo fatto rigorosamente da mio marito. Si diletta un pochino in tutte le cose culinarie che partono, perché da noi la cucina è molto autoctona. Poi veramente io ho la fortuna di avere intorno a me persone che tutto ciò che riguarda il casereccio me lo fanno trovare sempre pronto ovunque io vada, ovunque io chieda. Quindi facciamo andare un altro pochino l'agnello, perché sta evaporando con il vino. Qualche altro minuto ed è pronto anche il finocchietto, perché non bisogna farlo scuocere, deve cuocere con l'agnello. Cuocendo con l'agnello cosa abbiamo? Abbiamo quel sapore che è caratteristico di questa ricetta. Vi dirò anche un'altra cosa, perché stamattina mi sono andata ad aggiustare il mio ciuffo e sono andata da un carissimo amico che si chiama Vito Lonato. Mentre ero lì ci stava una signora e raccontavo quello che avrei fatto stasera. E ho detto che avrei fatto cacio e uovo. E la signora ovviamente ha rivendicato la sua paternità, dice: no, signora Bellettieri, cacio e uovo è una ricetta campana, perché la mia mamma la faceva sempre. Dico: guardate, mi sono documentata, sì, è campana, è abruzzese, è molisana, però ognuno ci aggiunge un qualcosa di suo. E quando io ho raccontato quello che accade, scusatemi, come vedete, il bello della diretta è anche questo, devo staccare immediatamente il nostro allarme, perché quando utilizziamo il vino bianco il nostro allarme ci dice c'è un odore molto forte e quindi lo dobbiamo smorzare un pochino. E vi dicevo, la signora che era a fianco a me mentre io sistemavo il ciuffo mi ha detto che era una loro ricetta. Beh, quando poi gli ho detto gli ingredienti ha detto: no signora Carmela, noi facciamo solamente aglio, olio, facciamo saltare velocemente l'agnello e poi ci buttiamo uovo e formaggio. Quindi, come vedete, se andiamo a confrontarci, ognuno ha la sua. Il mio agnello, se io ve lo faccio vedere, sta andando nella cottura perfettamente. Prima che lo dimentichi, mi potrebbe capitare, perché ultimamente sono un pochino sbadata, vado a condirlo di sale, perché non vorrei che alla fine, ecco qua, alla fine, mentre chiacchiero, faccio, dico, arriva la fine della diretta e potrei non averlo messo.
Vedete? Sta andando benissimo. Mi ha cacciato l'umido che mi serve perché cos'è la spettacolarità di questo piatto? Quando io andrò ad aggiungere l'uovo e il formaggio, cosa dovrà accadere? Il formaggio con l'uovo mi si deve attaccare alla carne e delle palline devono rimanere nel brodo. Non deve essere brodo esagerato, però è il brodo giusto che serve per far sì che l'uovo venga cucinato, cotto, però non si vada a sfaldare. Ricapitoliamo la ricetta. Allora, abbiamo utilizzato la ludobasta per fare rosolare il nostro agnello fatto a pezzettini piccolini. L'agnello appena rosolato gli abbiamo aggiunto un bicchiere di acqua. Questo bicchiere di acqua che abbiamo aggiunto, di vino, perdonatemi, vino bianco, abbiamo fatto sì che si evaporasse. Evaporato il vino bianco, nell'altra pentola abbiamo messo il nostro finocchietto. Il finocchietto è pronto perché il vapore che sta uscendo mi dice sono a buon punto. Perché essendo la nostra Ludo Alta, sapete benissimo che parliamo di alluminio alimentare e di alluminio molto spesso con un fondo molto ma molto particolare, quando si riscalda in un attimo mi cucina tutto e quindi cucinandomelo molto velocemente non posso farlo stare oltre perché lo scuocerei e mi dispiacerebbe perché il particolare proprio di questa ricetta è avere questo finocchietto dal gusto eccezionale, dall'odore che vi lascio immaginare inebria questa stanza che è qualcosa di inspiegabile, ma solo io che lo mangerò vi potrò poi dire come. Lo posso spegnere, vi faccio vedere. Lo giro e vi faccio vedere il finocchietto. Eccolo qua. Vedete? Evaporato, cotto. E io con l'acqua di risulta adesso andrò a metterlo al nostro agnello. Muoviamo un pochino, mi aiuto con la nostra pinza perché non vorrei combinare macelli, io sono un pochino maldestra, chi mi conosce lo sa, quindi per evitare proprio di fare macelli mi aiuto un pochino. Ecco qua, guardate che colori. Ditemi se non è un piatto che quando lo si fa non viene voglia di farlo e di metterlo a tavola, soprattutto in un periodo di festa come è di solito la Pasqua, perché essendo quest'anno il Triduo Pasquale, capitata questa mia diretta del Triduo Pasquale, mia cognata Rocchina, mentre io dicevo quello che mi era stato chiesto di fare, l'altro giorno mi ha detto: Carmela, ma perché non vai a fare la stessa ricetta che ha fatto Nonna Rosa a Pasquetta? Perché siamo ancora nel Triduo Pasquale, perché io ero convinta che fosse una ricetta di Pasqua e non andava bene. E invece lei mi ha fatto riflettere che è vero che è una ricetta pasquale, però noi ancora oggi siamo ancora nel Triduo Pasquale, quindi è come se andiamo a ripresentare un piatto comunque particolarmente legato alla Pasqua, ma che è attinente anche al periodo in cui siamo ora. Lo vado a coprire di nuovo. Mi sposto la pentola più qua così posso lavorare meglio e mi vado a prendere il sughetto, il liquido della verdura che è avanzata perché lo devo aggiungere. Non lo prendo in mano perché sicuramente potrei fare qualche piccolo impiccio conoscendomi. E allora faccio così. Tanto in cucina tutto è lecito, l'importante è il risultato e che il risultato sia dei migliori. Ecco qua. Ok, l'abbiamo presa l'acqua che ci serviva. Perché questo brodino, no, ve lo faccio vedere, l'acqua è verde come sono rimasti verdi anche le verdure. Perché non chiamiamola acqua, questo sugo, perché alla fine è il succo del finocchietto ed è quello che mi darà veramente la possibilità di avere un sapore perfetto, un sapore ottimo e in più un sapore che sarà di cacio e uovo, perché la caratteristica del cacio e uova è proprio il finocchietto. Allora, dicevamo. Brevemente, uova, cacioricotta, pecorino di Fiviano, finocchietto, il cacioricotto ovviamente lo avevo tagliato, ho dimenticato di spostarlo, perdonatemi, agnello, olio e uno spicchio d'aglio. Tutto qui. È una ricetta che possiamo fare tutti i giorni senza problemi e possiamo farla nella maniera più veloce possibile. È anche uno di quelle cose, di quelle sciccherie, nonostante molto ricca e molto proteica, perché per quanto è buona, per quanto inebriante,
perché l'odore ti invita a mangiarlo e ti invita anche l'occhio, perché questo verde accostato all'agnello è veramente particolarmente invitante. Nonostante tutto questo, è un piatto molto calorico, tanto è vero che perché era un piatto dei pastori in transumanza, anche questo l'ho studiato questa mattina, non è farina del mio sacco, però per saperne di più di questa particolare ricetta dovevo per forza documentarmi. E dato che voi sapete benissimo, la transumanza porta chilometri e chilometri alla persona di fare, e torno a dirvi, sarò ripetitiva, ma noi siamo un popolo di pastori, e quindi nelle nostre origini c'è proprio questo, c'è la transumanza, c'è la coltivare, perché noi coltiviamo tutto, e tanto è vero che vi dicevo che qui abbiamo tutto chilometro zero, ma come quasi tutte le case lucane. Siamo ancora molto legati alle tradizioni, molto legati al nostro popolo, e siamo legati, e questo credo che i lucani mi capiscano, siamo legati in maniera atavica alla famiglia, e questo per me è un piatto di famiglia. Così come a Natale abbiamo fatto il piatto i nostri peperoni della mia mamma, oggi mi sono permessa di fare un piatto che è della tradizione di mio marito, perché giustamente poi è capitato prima di Natale, appena dopo Pasqua, quasi come se fosse stato fatto apposta. Che cosa vado a preparare? Qui l'odore mi dice che ci siamo già. Vado a sbattere le mie uova, ci aggiungo il mio pecorino di Fidiano, sono maldestra, voi noterete che qualche cosina la farò volare. Però è anche questo è cucinare. Essere perfetti in cucina non è proprio così semplice. Beato chi ci riesce, io non sono proprio così. Adesso dobbiamo sbatterlo in maniera grossolana. Perché grossolana? A noi serve che quello che andiamo a mettere come uovo debba rattripparsi, non mi viene il termine giusto, quindi non deve essere voluminose, ma deve solo essere frattagliato. Ah, un'altra cosa mi dimenticavo di dire. Mamma, che spettacolo, guardate qua. Ditemi se non vi viene voglia di raggiungermi a casa stasera per venire ad assaggiare questo cacio e uovo. Vi dico perché in 20 minuti ce la facciamo, perché è un agnellino. Se fosse stato un agnello un pochino più grande sarebbe stato più difficile, perché doveva cuocere un pochino di più. Invece guardate, la carne è perfettamente cotta. Non voglio farla cadere, ma ve la voglio far vedere. Adesso, tutto pronto così, io vado immediatamente ad aggiungerci il mio uovo. Avete notato lo sbattuto, al meglio. Adesso lo vado a mettere. Benissimo. Dopo averlo messo all'interno, che cosa faccio? Lo vado a girare, perché vi dicevo prima, l'uovo non deve rimanere a frittata, ma deve essere frattagliato in mezzo al brodetto e con il nostro agnello e con le nostre belle foglioline di finocchietto. Mia madre l'avrebbe, e mia suocera l'avrebbero fatti un pochino più piccoli, ma a me piacciono molto lunghi, perché mi piace quando li prendo che siano legati al ciuffo. Vi posso garantire che loro sarebbero state un pochino meno grossolane di me, però dove c'è gusto non c'è perdenza, si dice dalle mie parti, e quindi ovviamente io l'ho fatto come piace un po' di più a me. Il piatto è quasi pronto, lo devo solamente chiudere un altro secondo. Tutto qua, il lavoro che si fa per poterlo far cuocere ed amalgamare bene, perché qui significa amalgamarlo. Perfetto, lo posso spegnere. Scusatemi, ma anche il finocchietto probabilmente. Voi penserete che è un trucco per venire vicino al mio tagliere di coltelli, ma non è così. Lo abbiamo spento. È perfetto. Allora, adesso cosa facciamo? Ci andiamo ad aggiungere, vi dicevo prima che noi abbiamo anche questa squisitezza, che è il cacio ricotta che la mia mamma prende dall'amica a Trivigno. Per noi è una ghiotteria, lo amiamo tantissimo. Perché si mette alla fine? Perché non si deve squagliare, si deve solo riscaldare con il piatto, ma deve rimanere intatto. Questa è la nostra ricetta, perché poi questo tipo di piatto c'è tanta gente che lo fa con gli asparagi, adesso è anche periodo di asparagi. Altre amiche mi hanno detto che lo fanno con i lambacioni, i cipodun, che diciamo noi nel nostro dialetto lucano. Però la nostra, io l'ho sempre
Da mia suocera l'ho sempre mangiata con il finocchietto e per me l'unico modo che si può mangiare questo piatto è così. Io sono pronta già per l'impiattamento, lo vado ad impiattare. Nel frattempo che io vi preparo il piatto, il mio formaggio da spento, perché questo tipo di pentola mi permette anche dopo che ho spento il gas di portare ancora in cottura. Mi libero tutto, vado a spostarmi le mie cose che non mi servono più, perché tanto la ricetta ve l'ho ripetuta più volte, ma ve la ripeto di nuovo. Allora, la nostra ricetta prevede, scusatemi, mi sono un pochino macchiata, ma sono in cucina. La nostra ricetta prevede finocchio, finocchietto, prevede cacio e ricotta e pecorino di Fiviano, prevede uova e prevede agnello con un po' di vino bianco. Quindi la ricetta, poi ve la metterò anche, ve la posterò, di modo che se qualcuno è interessato a provarla, avrà la possibilità di poterlo fare senza problemi. Ci abbiamo messo il nostro bel finocchietto sotto perché ci piace che il piatto sia più colorato. Non badate che sono grossolana, però mi fanno segno dalla mia regia, mia figlia, mio marito, che con i tempi ci siamo, quindi non posso andare oltre. Allora, prendo il mio piatto. Giro di nuovo velocemente, vedete il mio cacio ricotta? Si è riscaldato perfettamente, ma non si è squagliato. Allora, mettiamo il nostro agnello con il nostro cacio ricotta e il nostro finocchietto, che è una meraviglia. Allora, mia madre adesso starà dicendo: Carmela, ti avevo detto di tagliarlo. Perché vedi che per prenderlo hai bisogno della forchetta? E io prendo la forchetta e lo prendo lo stesso. Ecco qua. Adesso dirmi la verità. Vi viene voglia? Il piatto è perfetto. Eccolo qua. Adesso, con il piatto impiattato, ve lo metto così perché si vede meglio. Ma li vedete i colori? Non potete sentire l'odore, quello mi dispiace. I colori ci sono. La cena per noi, voilà, è pronta. Noi siamo già pronti. È un pochino presto, però riusciremo. Questa sera mangeremo più o meno come mangiano al nord. Noi di solito prima delle 8 e mezza, delle 19, delle 20 e 30, 21 non si cena. In altri luoghi invece alle 16, 16 e 30 si cena. Quindi stasera faremo la cena con tutti quanti gli altri. Questa cena l'accompagneremo con un ottimo vino. È il nostro aglianico del Mutter, ma sapientemente fatto sempre da Michele, perché chi ha avuto modo di cenare e pranzare qualche volta con noi ne conosce benissimo le qualità. Vi saluto, vi ringrazio. Alla prossima, prossimo giovedì, giovedì prossimo saremo in Valle d'Aosta da Filomena. Grazie per avermi dedicato il vostro tempo, che non è mai scontato nella vita. E alla prossima. Dalla Lucania è tutto.